Oggi siamo di fronte invece a un fenomeno del tutto particolare che è un'innovazione veloce. Questa velocità di innovazione a volte sbilancia, sconcerta, preoccupa. Quindi sull'innovazione noi dobbiamo investire molto perché è indispensabile. È indispensabile che l'innovazione la portiamo nella nostra gente, anche nel modo di ragionare, nel modo di vedere le cose. Ecco perché l'innovazione richiede anche formazione, non solo formazione tecnologica, ma formazione mentale, perché l'innovazione deve portare anche un cambiamento di come noi ci approcciamo a un problema, di come noi ci approcciamo a risolvere un problema. Quindi questa è la strada che ci aiuta, perché la gente deve vedere in questo non un nemico, un avversario, ma un motivo di grande stimolo, perché nella crescita con l'innovazione c'è una crescita personale, una crescita che vuol dire crescita della società, crescita nella famiglia, crescita ovunque.